Ciao. Allora, vedete un pacco di Amazon perché mi è appena arrivato che ho ordinato tre cose. Niente, lo apro con voi, io ho solamente tolto qui l'indirizzo per una questione di privacy. Potete fare silenzio, per favore, grazie. Allora, le cose che ho preso sono queste. Qui dentro c'è un cavalletto praticamente per il cellulare fotocamera, un'agenda settimanale 2020 e un libro di Guglielmo Central Park. Ok, io direi monto il cavalletto così possiamo dare un'occhiata magari nel dettaglio alle altre due cose. Ok, montato il tutto molto semplice. Allora, un attimo che vi tolgo un attimino da qui così riesco a farvelo vedere montato. Vi chiedo scusa per quello che c'è sul tavolo, ma questo video non era progettato. Niente, praticamente ho montato questo che serve per i cellulari. Se non lo mettete, potete mettere la vostra telecamera. Poi c'è il treppiede e qui praticamente ci sono questi non so come chiamarli, comunque si può allungare a tre lunghezze, insomma, ecco. C'è il suo, adesso un attimino che vi metto qui così mi libero le mani, vi posso far vedere. Io l'ho trovato qui dentro, tutto imballato, c'è la sua Madonna, oggi le parole proprio. La sua custodia, ecco, non mi veniva. E niente, questo è il cavalletto. Finalmente ho speso qualcosina di più, però ne valeva la pena, piuttosto che ogni volta continuare a prendere quei cavalletti piccolini cinesati che ogni 2x3 mi si scassavano, sinceramente. Quindi, poi, come vi ho detto, ho preso questo libro, Central Park. Perché lo volevo da tanto tempo. E poi ho preso un'agenda settimanale perché mi serviva. Perché attualmente stavo usando, siccome c'era spazio, perché era personalizzabile, stavo usando quella che ho preso l'anno scorso, insomma, che ho iniziato l'anno scorso. Però da lì, essendo che è personalizzabile, sono arrivata fino a febbraio, poi da marzo in poi non posso più scrivere. Quindi niente, questa è l'agenda, è tipo una specie di rosa cipria, non so perché voi la vedete beige, ma è un rosa cipria. Qui c'è il suo lessichino per chiuderla. Allora, la apriamo. Si presenta in questo modo qui. Poi qui praticamente potete mettere cellulari, email, casa e quant'altro, insomma. Qui c'è un calendario del 2020. Qui obiettivi, sogni, quello che volete. Qui c'è praticamente la parte dove ci sono tutti i mesi. Adesso non mi viene la parola giusta. E qui niente, si incomincia, vabbè, qua incominciano da dicembre, ma io ormai inizierò praticamente da marzo. Ah, qui c'è il mensile, quindi qui c'è il mensile, e poi, ah, che bella questa cosa, spesa, pagato, non lo sapevo. Spesa, pagato, E certo. niente, praticamente è giornaliera, quindi è fatta in questo modo qua, in modo che voi potete avere tutta la settimana davanti, quindi è fatta tutta in questo modo qui, vedete? C'ha la sua il suo segnalibro e poi mi pare di aver visto ah sì, c'è anche il cosino qui per mettere la penna. Mi pare di aver visto, ecco sì, perché avevo visto su Amazon che dietro praticamente aveva una taschina dove mettere tutti i vari foglietti, le varie cose che vi servono, insomma.
E niente, poi si richiude, è molto semplice. Adesso non vi so dire bene le misure perché io non le conosco, però comunque piccolina, si può mettere anche dentro la borsa. E niente, ho voluto fare questo video velocissimo, vi chiedo ancora scusa per l'inquadratura e quant'altro, perché questo video è stato proprio improvvisato, non era prefissato, insomma. E vi mando un bacio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!